Ciao! In questo video analizzeremo il modificatore Bright Contrast e la modalità di visualizzazione False Color. Innanzitutto controllare le impostazioni della scheda Render Properties Color Management, il profilo colore impostato su Filmic e Lux su None, e i valori di Exposure e Gamma siano rispettivamente a 0 e 1, Use Curve non selezionato. Questo ci assicura di non avere un profilo colore attivo. Lo possiamo abilitare in un secondo momento. Per seguire questo video puoi scaricare l'immagine che trovi in descrizione. Per applicare un modificatore Bright Contrast, dopo aver selezionato la strip, aprire la sidebar del sequencer e nella scheda Modifiers fare clic su Add Strip Modifier Bright Contrast. Posizioniamo il cursore del mouse nella finestra File Browser e premiamo Shift più F8. Modifichiamo il tipo di visualizzazione da sequencer a preview. Quindi espandendo il menu Display Mode, scegliamo Luma Waveform. Modifichiamo il valore di luminosità agendo sullo slider Bright. Quindi su Contrast per variarne il contrasto. Facendo in modo che i punti massimi visualizzati nel waveform siano tra le due linee rosse per le alte luci e rasenti la linea verde posta più in basso per le ombre. Superare tali limiti causa una perdita di informazioni. Blender mette a disposizione una modalità di visualizzazione chiamata False Color, comunemente usata in molti dispositivi, che tramite una mappa termica consente di valutare le immagini in termini di gamma dinamica. La possiamo abilitare dal pannello Render Properties, Color Management e nel campo View Transform scegliere False Color. Questa è la tabella relativa ai valori comparati alla mappa termica che potete trovare nella pagina GitHub dello sviluppatore. Per capire il range dinamico rapportato ai colori, inseriamo una strip color nel sequencer e variamo il valore V nella palette colore. Al valore minimo con colore nero, il false color visualizzerà il viola. Aumentando il guadagno ed arrivando al valore massimo, e quindi al bianco, verrà visualizzato il giallo. Questo è il range dinamico consigliabile entro il quale stare quando apportiamo modifiche colore alle strip. Se oltrepassiamo questi valori avremo delle sovraesposizioni, quello che io chiamo bruciare i pixel, ovvero delle aree prive di informazioni perché portate oltre il loro range dinamico. Nel nostro esempio, l'aumento anche minimo del valore di exposure nella scheda Color Management visualizza il colore tendente all'arancione per le alte luci. Questo ci conferma che le correzioni che avevamo fatto basandoci su waveform erano corrette. Tengo a precisare che questi sono parametri indicativi, che si possono anche violare liberamente. Il nostro materiale, con molta probabilità, verrà riprodotto su dispositivi domestici o nel web. Non è mia intenzione trattare la preparazione di materiale per il broadcasting, che invece impone rigide regole su questi parametri. Proviamo ad impostare Bright a 30 e Contrast a 62. Come per tutti i modificatori, possiamo limitare l'influenza ad una maschera che può essere una strip presente nel sequencer o una maschera precedentemente creata. Per una guida dettagliata sull'uso delle maschere, fare riferimento al relativo video dedicato.